Livia Santa Maria qui a Vermezzo. Livia, com'è andato il tuo weekend? Bene, bene. Ho fatto netto in 110 il primo giorno, ho fatto 3 tic il secondo e adesso farò l'ultima categoria questo domenica, oggi. Montelcil? Sì. Con Andrea Piccolo. Istruttore super preparato. Preparatissimo, bravissimo. Il direttore tecnico del CIL, ti segue anche personalmente? Sì, sì, sì. Che lavori ti fa fare per migliorare la tua equitazione? Allora, visto che il mio cavallo ha paura dei fossi, mi fa lavorare molto su questo e sulla mia posizione, come andare in gara, avere grinta, fidarsi del mio cavallo, ma non troppo, ed è molto bravo il suo lavoro, mi piace. Il tuo cavallo, parliamo di questo, italiano? No, francese. Ti ricordi il padre? Sì, For Pleasure. Grande saltatore? Sì, 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 bravissimo. Sei di che categoria fai? 110. Con grande possibilità di miglioramento? Sì, molto, molto, molto. Per te o per lui? Per entrambi, nel senso che se io metto grinta lui salta tutto, devo fidarmi di lui e sapere che sotto ho un cavallo con grande possibilità. Dai mezzi? Esatto. Studi sicuramente? Sì. Cosa fai? Vado alla scuola americana e a opera. E come si concilia l'equitazione con una scuola così importante? Allora, io arrivo a casa, studio 2 ore, poi vado a cavallo dalle 7 alle 8, sto un po' con lui, alle 9 vado a casa, ristudio e poi mangio. Ogni giorno più o meno la stessa routine. È dura? No, se stai attenta a scuola e poi a cavallo ti impegni, è facile in tutto. Pensi di continuare a montare a cavallo? Sì, sì, sì. È la mia passione da quando avevo 4 anni. È nata così? Sì, è nata perché mia sorella andava e io una volta sono andata con lei e un cavallo mi hanno fatto montare e da lì mi sono innamorata e è nata la mia passione. Questo è il primo concorso che fate di quest'anno? O no, ho fatto qualcos'altro? Ho fatto 2 settimane fa a Tortona e è andata abbastanza bene. Fra poco si salterà fuori, è già un programma fatto, c'è già un calendario che potrei seguire? Sì, farò qualche gara a marzo e ad aprile e sperando di poi andare ai regionali. Bene, te lo auguriamo, grazie mille. Grazie mille.